Ben arrivati e bentornati sul canale Video Chiacchiere con Haul. Non so cosa scriverò nel titolo esattamente, però fatto sta che sabato mattina e ieri sono stata, credo che questo video andrà dopo il Wikivlog, quindi avrete visto che venerdì sera ho sfidato la paura del CV, perché non si può dire quella parola su YouTube, altrimenti YouTube ti demonetizza i video. Purtroppo sembra che è l'argomento di cui praticamente tutti parlano, ma non se ne può parlare, quindi sfidando la paura del CV sono uscita tranquillamente, perché io in realtà tutta questa paura non ce l'ho. Cerco di seguire norme di buon senso, come non mettermi le mani in bocca dopo aver toccato la qualunque, non mettermi le mani negli occhi, lavarmi molto spesso le mani. Ho aggiunto un detergente sanificante che mi era stato regalato un tempo addietro da un brand che riporta la dicitura di uccidere, passatemi il termine, il 99,9% dei batteri, ma al di là di quello, diciamo, vivo la mia vita perché così deve essere e così devo fare. Quindi sono andata a fare un po' di commissioni che rimandavo da tanto tempo e ho fatto praticamente il giro di Milano. Ci ho messo pochissimo perché c'era veramente poca gente in giro rispetto al solito e sono andata in un sacco di posti. Ho iniziato uscendo di casa, sono andata al Maison du Monde perché avevo un buono da tantissimo tempo, credo quasi un anno e mezzo, infatti stava per scadere. Con questo buono, in pratica, scusate, siete leggermente storti, la qualcosa mi disturba, ok? Con questo buono, ecco, ho fatto anche un po' uno zoom, perché mi sembra si veda meglio. Con questo buono potevo ovviamente avere uno sconto su quello che compravo. Non avevo intenzione di spendere da Maison du Monde perché è cara, e le stesse cose carine che posso trovare da Maison du Monde onestamente le trovo qualche volta da Tiger, da Ikea, da casa e in altri posti. Maison du Monde mi sembra troppo cara, infatti avevo 8,90 euro, mi pare 8,49 euro, anzi, e ho deciso di prendere questa cesta qua, molto carina, però a mio parare veramente per 10,99 euro è troppo cara. Questa cesta verrà destinata a contenere gli smalti che tengo sparsi sopra la mia scrivania, perché sono quelli che, diciamo, che al momento faccio ruotare per rifare lo smalto, che al momento non ho ancora rifatto, come vedete, però ho limato bene tutte le unghie, devo mettere appunto lo smalto e poi un bel impacco mani stasera quando vado a letto perché sono secchissime. La trovo troppo cara, però è molto carina, è praticamente ha il bottoncino qua. Dentro c'è ancora lo scontrino e, come vedete, ha l'altezza giusta per metterci assolutamente la boccetta dello smalto. Ne avevo preso altre da Tiger, che userò per altri scopi, ma erano troppo basse, quindi la boccetta non ci stava, il coperchio non si chiudeva. Ho optato per il coperchio per una questione di polvere, perché la cesta col coperchio mi tiene le boccettine al riparo dalla polvere. È carina, ma ripeto, secondo me 10,99 no. E questo è stato il primo posto dove sono andata. Poi, approfittando del fatto che il Maison du Monde dove sono andata io ha vicino l'outlet di Foot Locker, e avendo io dei buoni da spendere anche nei negozi Foot Locker, erano dei buoni che mi erano stati dati per un lavoro che avevo svolto, che mi era stato pagato in parte appunto con dei buoni, non so, dei ticket di un qualche tipo, non mi ricordo neanche come si chiamassero. Anche quelli li avevo lì da un sacco di tempo e meditavo proprio di rifornire un po' il mio parco scarpe da ginnastica, perché alla fine, al di là del periodo super freddo in cui tendo a usare proprio gli stivaletti col pelo molto caldi, negli altri periodi dell'anno sono scarpa da ginnastica dipendente, e me ne sono presa appunto due paia, approfittando del fatto che all'outlet le ho pagate con più del 70% di sconto e approfittando anche del fatto che avevo questi buoni, quindi in sostanza potevo spenderli neanche per fare la spesa, era solo su determinati negozi proprio da shopping. Ho preso le Nike Air Force One, che sono veramente
sentite un po' tamarre, probabilmente ho intenzione di utilizzarle per andare in palestra soprattutto, ma anche per uscire. È questa scarpa fatta così alta, sarebbe da basket, tutta in pelle con queste strisce davanti elastiche, per cui praticamente il piede lo andate a infilare. È mezzo numero più grande del mio, però insomma non c'era la più piccola e quasi mai riesco a trovare un numero più piccolo di questo, perché questo è un 37,5 se non sto sbagliando. Sì, 37,5, lì all'outlet devo dire che già 37 faccio fatica, ma 36,5 proprio mai, un numero in meno. Quindi di regola cosa faccio? Metto le suolette, a meno che appunto non ci debba correre con una scarpa, quindi deve essere proprio un guanto. Se ci devo camminare in città o fare gli allenamenti in palestra, può anche andare bene un mezzo numero, un numero più grande. Posto che Nike di regola veste un po' piccolino, io propenderei per dire che è un mezzo numero in più. Mi piacciono tantissimo e le ho pagate 50 euro, mentre le altre che ho preso non le utilizzerò per fare sport, ma le utilizzerò prettamente da per uscire, insomma, con gli outfit che piacciono a me, come sapete, jeans piuttosto corti, sfrangiati, culotte pants, skinny o comunque joggers, quindi scarpe un po' bruttarelle, come si suol dire. Infatti hanno questa suola molto molto particolare, come vedete, molto anche importante, sotto sono così color verde menta, e hanno invece la tomaia in tipo raso rosa pesca, rosa salmone. Le trovo molto delicate, molto adatte a livello di colori, ovviamente molto adatte alla stagione che sta arrivando, quindi alla primavera. Strano a dirsi, queste sono un numero più grandi di quelle e mi stanno giuste 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 giuste, quindi non avrei potuto prendere un numero in meno. Le scarpe da ginnastica vanno provate, perché a seconda della vestibilità della scarpa ovviamente cambia il numero. Queste le ho pagate un po' meno, costavano 95, le ho pagate 47,50. Poi successivamente sono stata al Mercatopoli. Sì, sono stata al Mercatopoli, a dire la verità volevo passare alle Medicare di strada, però il Mercatopoli avrebbe chiuso di lì a poco. Si è attivato il D-Bot, che a volte ha questa cosa di attivarsi fuori orario, non capisco perché, lo vado a spegnere. Non il Robocop, quello nuovo, quello che avevo prima, ogni tanto devo essere che è geloso del nuovo arrivato, e alle 8, anche se io non ho impostato il timer, si attiva. Dicevamo, quindi non mi sono fermata a fare la spesa, perché erano le 5:30 e alle 6 al Mercatopoli non ritirano più, scusatemi. Allora, niente, non mi ricordo dove ero arrivata, perché mi hanno chiamata al telefono. Credo di essere arrivata al momento in cui vi stavo parlando appunto delle scarpe. Ah, e poi che appunto non ho fatto la spesa perché avevo paura che si facesse tardi, perché da Mercatopoli fino alle 6 accettano di visionare l'abbigliamento che voi portate e dopo non più, quindi erano le 5:30, ho detto vado, ho portato tutta la mia roba, ho visto che avevo venduto anche qualcosina delle volte precedenti, quindi ho preso i miei soldini e sono scappata alla volta di Tiger e del Dem. Anzi, prima sono andata al Dem e poi sono andata da Tiger. Al Dem cosa ho preso? Ve lo faccio vedere subito. Ho preso ovviamente ho preso degli assorbenti e dei salvaslip, perché li trovo sempre ad ottimo prezzo, mi trovo molto bene con quelli che vendono loro. In realtà avrei potuto prenderli anche in qualsiasi altro discount, tipo Lidl eccetera, però stavo andando proprio al Dem per cercare il latte d'avena, ma l'avevano terminato, infatti mi hanno fornito il numero, dovrò tornare a vedere se torna questo latte d'avena, perché ce l'hanno a un prezzo molto buono. E il prezzo proprio a cui lo trovo anche, credo, alla Lidl, ma la Lidl non lo trovo praticamente mai, portano sempre mandorla, soia, ma avena poco e niente. Quindi purtroppo non c'era e non l'ho preso. L'altra cosa che appunto non c'era era il prodotto conservante per le lenti, anche lì ho sperato che insomma al più presto mi possano avvisare quando tornerà, perché ne ho bisogno.
quindi chiamerò e mi farò dire. Quindi ho preso un pacco d'assorbenti, un pacco di salva slip, prendo sempre questa marca qua, Gessa, perché mi trovo stra bene ed è quella che costa meno. Ho preso una cosa che mi aveva chiesto Pablo, ossia la vitamina D3, perché lui dice di essersi informato. La vitamina D3 è veramente una vitamina indispensabile, comunque indispensabile, molto importante per le persone ANTA, diciamo, quindi per mantenere alla perfezione il sistema immunitario e osseo e prevenire benissimo la osteoporosi. Queste sono 12 compresse che vanno a una sola a settimana per coprire il fabbisogno, e quindi gliel'ho comprata, e devo dire che l'ho presa anche per me, non costava tanto, costava 3,49, quindi ne ho preso un pacco per lui e un pacco per me. E poi adesso io però mi informerò, perché amo sempre di mio guardare e informarmi in merito all'assunzione, però intanto l'ho tirata su perché costava 3,49 euro, quindi anche dovessi decidere di non assumerla magari la do a lui, che invece ha deciso di prenderla. E ho preso poi invece gli omega 3, che prendo sempre appunto costantemente, qualche volta, sapete, li ordino da Foodspring e qualche volta appunto li prendo da Aldem, devo dire. E poi ho preso le solette, proprio perché avevo appena preso le scarpe, quindi ho detto devo cercare le solette, e vi devo dire che da Balea, della linea Balea, addirittura 8 solette le ho pagate 2,99, quindi costano veramente nulla. Altra cosa figa che ho preso, ve la faccio vedere perché ce l'ho in bagno, un attimo, ho preso le testine per l'Oral B, che di solito costano un botto. Queste invece 4 costavano meno della metà delle 2 di Oral B, quindi ho detto le provo e sinceramente mi sto trovando benissimo, pariteticamente con quelle appunto di Oral-B, e quindi per il momento io ve le consiglio. Dovete stare attenti a leggere dietro, perché ci sono alcuni modelli di Oral-B che non sono compatibili con queste testine, o viceversa, le testine non sono compatibili con l'Oral-B, col mio vanno benissimo. Dopodiché sono stata da Tiger, e da Tiger ho preso, allora svuotiamo così vi faccio vedere, ho preso questa cassettina di legno che ho pagato 5 euro e ha dentro il coso per l'umidità. Ho preso questa cassettina qua di legno, vedete, con i manici, che metterò sopra la scrivania e conterrà, diciamo, quei prodotti che per me sono di uso quotidiano, quindi la cipria del momento, il contorno occhi del momento, il contouring, il blush, quelli che non vado a tirare fuori tutti i giorni dai cassetti, o comunque un po' di prodotti che mi metto lì perché voglio testarli, voglio provarli o voglio finirli. Quindi siccome in questo momento ho delle cassettine di cartone che non mi piace, voglio che sia tutto bianco e color legno nei miei accessori sopra la makeup table, e quindi ho preso questa qua che costava 5 euro. Devo vedere se ci sta, ma ad occhio e croce direi perfettamente, se no la cambio. Ho conservato appunto lo scontrino. Poi ho preso due cavi, perché nei miei giorni di permanenza qua in casa ho rovinato due cavi, quindi iPhone, e li ho ricomperati. Poi ho preso due kit di rotolini di washi tapes con il relativo, con i relativi porta scoccettini, che sono troppo belli, guardate, perché li uso per, così non li vedrete mai, eccoli, vedete, li ho presi giallo, rosa e rosso, e poi verde color tipo tanio e blu. Li utilizzo per decorare l'agenda. Infatti io da quest'anno ho optato per il bullet journal, con cui mi trovo benissimo, e quindi vado a comporre autonomamente il mio mese di riferimento, scrivendo da me tutto quello che desidero mettere nell'agenda, quindi anche la datazione del mese la faccio da me. Questo mese la volevo fare con le striscettine, insomma, ho delle idee. E poi ho preso, sempre per la decorazione del bullet journal, perché non sono una stradecoratrice, una stradisegnatrice, però un minimino carina mi piace, lo faccio, mi invoglia a programmare, a mettermi là a
mettere tutti i miei obiettivi e quindi ho deciso che il mese di aprile sarà dedicato ai lama. Questi sono i lama, no? O gli alpaca. Gli alpaca, quindi ho preso tutti gli alpaca e il mese successivo ai gattini e quindi ho preso i gattini. E basta, è da Tiger. Ah no, ho preso un ulteriore washi tapes. Mi pare di averli pagati tipo tutti 1 euro. Questi, anche i washi tapes tripli 1 euro. E anche questo washi tape quadruplo, perché in realtà ce ne sono 4, ma poi c'è un solo cosino per insomma da utilizzare per portanastro, l'ho pagato sempre 1 euro. Dopodiché, sono stata da IKEA ho preso un cuscino di quelli che costano proprio basici, 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 3 euro, perché ho visto che aveva questo verde ed è il verde che io stavo cercando. Gli taglierò ovviamente questa orribile, 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 orribile. Forse se tiro viene meglio. Infatti, sì, perché così si strappa proprio bene. Questo bello bel cuscino qua, perché io avevo preso questi due che vi faccio vedere quest'estate, o meglio, i cuscini ce li avevo già, ho preso le fodere, sì, in un negozietto, una bancarella del mercato, questi qua, e quindi secondo me si fa un bel trio con questo qua, tinta unita, vedete? Tinta unita, questo qua e questi due invece, così, di questo colore. Quindi non so se li metterò su nel letto, perché ho intenzione di comprare onestamente le lenzuola così color verde salvia, almeno quello di sopra, magari quello di sotto bianco, i cuscini bianchi e sopra mettere questi per questa estate. E anche se vi devo dire la verità, sono un po' perplessa sull'investire dei soldi sulle lenzuola, perché questo letto è una piazza e mezzo, quindi magari comprerò direttamente il lenzuolo da due piazze e anche se sarà un po' grande lo rimboccherò, perché poi io fra un po' magari dovrò lasciare questa casa e mi sembra di buttar via i soldi. Voi direte: non è tutta sta cifra per le lenzuola, però anche buttar via i soldi non mi piace. E poi, dopo che ho preso il cuscino, ho preso una cosa che mi serve perché è un mille lucine. Se avete visto le mie storie su Instagram, peraltro, ragazze, ci stiamo divertendo tantissimo insieme su Instagram con chi mi segue, perché effettivamente mi dite che faccio delle storie esilaranti, delle uscite che fanno ridere e mi fa piacere perché ci teniamo vicendevolmente compagnia. Per cui, se non mi seguite, mi trovate come Saidori, semplicemente come Saidori, non l'angolo di Saidori, Saidori. E ho preso le pile per le mie lucine, perché sono molto convenienti le pile di, sia quelle di Tiger sono convenienti, ma forse di più ancora quelle di IKEA. Poi, altra cosa che da tempo volevo da IKEA, dicevo quando vado lo devo prendere, quando vado lo devo prendere, è l'asciugaverdure che mi si era rotto da tipo 3 anni e non lo ricomperavo mai. Quindi tutte le volte non compravo la verdura in busta perché se no mi rimaneva questa verdura bagnata e l'insalata con la verdura bagnata non si può assolutamente tollerare. Quindi ho comprato finalmente l'asciugaverdura, che è una cavolata, ma volevo tantissimo. In realtà poi da IKEA ero stata, oltre che per cercare un cuscino che appunto volevo abbinare a quei due e per l'asciugaverdure, perché volevo ripristinare il mio giardino sul balcone. E come sapete, quando ho fatto giardinaggio l'altro giorno sono morte 3 piantine. Cioè, non è che sono morte mentre facevo il giardinaggio, ho disfatto la serra con cui le proteggevo d'inverno e ho visto che 3 non ce l'avevano grandemente fatta. Erano in stallo con la crescita da un po', nel frattempo si erano tutte un po' rinsecchite, un po' piegate, quindi basta, ho detto via. Ho visto che IKEA ha messo dei prezzi pazzeschi per delle piante veramente grandi, a 4 euro ho preso questi cactus veri che sono veramente grossi, guardate come sono belli.
ho preso lui, che è veramente bellissimo, con delle spine gigantesche, mamma mia. Poi ho preso questo qua, che mi piace tantissimo, perché è tutto bitorzoluto. E non so come si chiama. Questa si chiama Opuntia monacanta, questa qua. Mentre quella che vi ho fatto vedere prima si chiama Neoraimondia erzogiana, questa qua. E poi l'ultima che ho preso come cactus da mettere sul balconcino davanzale, è la Phyllocereus crisostele, questa qua un po' pelosella, vedete, diversa da questa. Ok, quindi non vedo l'ora domattina presto di mettermi là e trapiantarle e avere il mio balconcino perfetto. Ma siccome volevo metterne anche una da tempo, c'ho sta fissa di mettere una pianta sul bordo del bidet. Voi direte perché? Perché mi piace. Quindi da una parte il bidet ha il sapone, il portasapone, dall'altra parte volevo che avesse una pianta, però non poteva essere una pianta che punge, perché sopra il bidet ovviamente c'è il portasciugamani e il portasciugamani, cioè l'asciugamano, lambirebbe magari la piantina a volte, quindi se raccoglie delle spine poi quando mi asciugo sono cavoli. Quindi ho preso questa succulenta, quindi non è una pianta grassa ma è una succulenta, che si chiama Asteria Duval, che è veramente carina, e questa l'ho pagata mi pare ancora meno 3, le altre 4 questa 3. La pianterò dentro questo vaso bianco, dentro cui adesso sta un po' larga, ma contate che ovviamente la pianterò così, quindi ecco, uscirà così, sarà veramente carinissima. E poi per la cucina ho appunto davanti al davanzale della cucina una specie di scaffale con delle cassettine ad estrazione, che è quello di Ikea che si usa per i giochi dei bambini. Io lo uso come, peraltro una dritta ragazza, se non lo fate pensateci, è quello che dell'Ikea che si usa, quello bianco, dove poi puoi mettere tutti i contenitori trasparenti nelle guide e usarlo per raccogliere i giochi dei bimbi. Io in realtà lo uso per la differenziata, in uno c'è la carta, il vetro, e nell'altro c'è la plastica, e nell'ultimo ci metto invece i sacchetti eccetera, poi sotto il lavandino l'umido è il secco. Però sopra questo mobiletto di solito tengo una piantina, ma era muerta, stecchita da quest'estate, non l'avevo più ricomprata e ho optato per un ficus benjamin. In realtà lui non sta dentro questo bel vaso bianco che avevo appunto, che è della piantina morta, ma stava appunto dentro questa, quindi io lo trapianterò dentro questo vasetto grigio che c'è qua dentro, che appunto era un vasetto di plastica della precedente piantina, che è un po' più bellino, un po' più largo, e poi lo metterò appunto qua dentro e farò i fori sul fondo del vaso in modo che non gli ristagni l'acqua, poverino, perché sennò gli va a ristagnare l'acqua. Ho un po' di paura su come trattare il ficus benjamin, quali sono le cure di cui il ficus ha bisogno, non lo so tanto bene, quindi spero di cavarmela, insomma, spero di non avere problemi. Poi ovviamente a fianco all'Ikea c'era e c'è, ci sarà sempre l'outlet Calzedoni Intimissimi Tezenis, che è il mio punto debole. Dovevo cambiare un calzino che avevo preso doppio e sono cascata in tentazione. Mi fa molto ridere che ieri una ragazza mi ha scritto, perché ho fatto un sondaggio su Instagram, ho detto: secondo voi ho resistito oppure no al non comprare calzini, e ho fatto una storia con un sondaggio, e questa storia col sondaggio diceva: hai resistito? 11% dice sì, l'altra opzione era ma figures, e l'89% ha risposto ma figures. E praticamente io ho fatto quella che si offendeva, perché insomma non avevate avuto fiducia in me, e ho fatto insomma delle storie per cui vi siete scompisciate sotto dalle risate. Ma una ragazza mi ha scritto: no Silvia, guarda che io ti ho dato fiducia, confido che la nuova sistemazione calzini ti abbia dato consapevolezza. E io gli ho risposto: certo cara, è andata così, ora sali sul tuo unicorno volante e spargi la tua fiducia sul prossimo come una pioggia di glitter.
la tua fiducia nel prossimo come una pioggia di glitter. E insomma, questo aveva fatto molto ridere, poi c'è stato tutto uno scambio di battute con tante di voi. È quasi una direct, sì, no, è quasi una interrotta la registrazione perché si è scaricata la batteria, come sempre. Quindi dicevo, è quasi una live quella che si crea su direct, perché c'è questo botta risposta molto carino, insomma. Non mi vedete direttamente parlare, lo vedete subito dopo in differita, ma se state seguendo le storie mi rispondete, poi io vi rispondo e si crea questo rapporto figo. Quindi se vi va vi aspetto. E quindi, insomma, per farla breve, è ovvio che io abbia comprato dei nuovi calzini. D'altronde la vita è così grama e triste per certi versi, che se la consolazione può essere data da un calzino da un euro, vabbè, ne ho trovato due bellissimi di quelli stile basket, infatti un paio sono così, color celestino, e un altro paio invece rossi stupendi, quindi mi piacciono tanto tanto questi. Poi ne ho preso un altro paio delicatissimi, che secondo me ci stanno strabene con queste scarpe, ma ci stanno molto bene con queste scarpe anche questi azzurri, li trovo stupendi. E comunque sono questi qua, che hanno un po' questi, vedete, dettagli glitterati sul beigiolino. Poi ho preso delle classiche lurex verdi, delle altre calze rosa cipria con le striscine di questo colore, per il resto la calzina è rosa cipria, stupendo anche questo. Poi ho preso i fratellini di quelle che ho preso dall'altra volta che vi ho fatto vedere, che hanno il fiocchetto, li ho presi in blu, quelli sono in bordeaux, questi qua sono appunto in blu con il loro fiocchetto, che provvederò subito a mettere in piega, perché se c'è una cosa che non posso, un'idea che non posso tollerare, che il fiocchetto sia tutto stropicciato e storto. E poi ne ho preso due identici ma di diverso colore, infatti sono uno azzurro cielo, insomma celeste, e l'altro grigio, entrambi con questa decorazione di paillette sul fianco del piede, quindi sull'esterno del piede, in questo caso sul grigio l'hanno applicata argento. E tutti questi calzini li avrei dovuti pagare 12 euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, vuol dire che qualcuno costa più di un euro, tipo 1,50, non lo so. E però li ho pagati 11 perché mi hanno scontato appunto quello che ho reso, quindi 11 euro di calzini. E questo è tutto quanto quello che ho comperato in questo venerdì di shopping milanese un po' particolare. E niente, spero che vi abbia semplicemente tenuto compagnia questo video. Per me è arrivato il momento di fare giardinaggio, perché mi sa che lo faccio adesso, prima di pranzo. Così poi dopo le mie piantine, insomma, stanno al loro posticino, belle, serene e tranquille. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo domani. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, perché come vedi si possono passare dei bei momenti in compagnia con una community sempre educata, come dico sempre. Cioè non che è un'intima, cioè non che io vi intimi a essere educate, io vi riconosco l'essere educate e ve ne ringrazio.